Siamo a IFA 2019, siamo venuti allo stand Nokia perché Nokia ieri ha presentato quattro nuovi smartphone e due sono quelli che ho in mano. Lo vedete, è un telefono flip e un telefono raggedone, lo chiamo così perché è un telefono ultra resistente con certificazioni militari. Adesso lo vediamo insieme e sono il 2720 flip e il Nokia 800. Vediamoli più da vicino qui su Hardware Upgrade. Eccolo qua, quindi il nuovo Nokia 2720 Flip è un telefono che un po' ritorna in auge, fa ritornare in auge questa modalità di praticamente di telefono che alcuni ci hanno detto in Nokia, anzi molti utenti stanno richiedendo. In questo caso abbiamo un telefono con dei tasti davvero molto grandi e sicuramente per gli utenti con un'età magari più avanzata o per chi veramente non a chi non piace lo smartphone è sicuramente un vantaggio. In questo caso il telefono è molto carino, qua ha una parte completamente lucida, completamente nera, mentre anteriormente ha sempre questa parte lucida che richiama appunto il retro, qui una scocca in plastica con la denominazione Nokia e un display che ci permetterà chiaramente di vedere le notifiche, quindi le chiamate, quindi evitare di aprire il telefono in maniera inutile. Qua abbiamo il bilanciere del volume, qua il pulsante di accensione e spegnimento e il jack da 3,5 mm. Lo apriamo quindi, il display è un display da 2,4 pollici e la particolarità di questo telefono è sicuramente il suo sistema operativo, il KaiOS, che come vedete permette di installare, di avere già preinstallato WhatsApp, di avere Facebook, ma di avere anche le mappe Twitter e quindi avere la possibilità anche ad esempio delle mail. Sì, perché il telefono è un 4G, quindi comunque con rete che permette di andare a navigare. Quindi un telefono con anche una fotocamera al posteriore da 2 megapixel per proprio delle, diciamo degli scatti di emergenza. Un telefono interessante, venduto a per il momento a $99, vedremo poi il prezzo in Italia e arriverà comunque anche in Italia. Ma passiamo al nuovo Nokia 800, in questo caso lo vedete subito, è un telefono cosiddetto rugged, va molto di moda in questo momento, un telefono appunto ultra resistente, ha delle certificazioni oltre che chiaramente IP68 ma anche certificazioni militari e in effetti lo vedete, le rifiniture sono davvero resistenti, passatemi il termine, viti da questa parte, viti anche in quest'altra parte, qua abbiamo praticamente la possibilità di inserire la micro SD, qua abbiamo invece un diciamo un gancetto che ci permetterà di appunto agganciare il telefono magari alla cintura o in qualsiasi punto ci interessi. Qua abbiamo addirittura un praticamente una specie di torcia e qua vado ad aprirlo. Abbiamo anche il jack da 3,5 mm. Il telefono è praticamente simile al 2720 che abbiamo visto prima come flip phone, anche qui KaiOS come sistema operativo e quindi ci permetterà di avere, essendo un 4G, di avere WhatsApp, di avere Facebook, magari di giocare con Snake, sicuramente lo ricorderete, Nokia in questo non si smentisce mai, Twitter e tutto quello che comunque possiamo fare in maniera magari primordiale con uno smartphone, ma è chiaro che la caratteristica, abbiamo anche una fotocamera, scusate me lo stavo dimenticando, con questa particolare design, è un telefono che davvero rimane molto bello in mano, molto comodo, ma la caratteristica sicuramente fondamentale è quella di appunto cadere e non farsi assolutamente nulla, quindi una caratteristica che molti magari per lavoro potrebbero richiedere, oltretutto lo vedete anche dual SIM. Nokia non ha presentato solamente un telefono rugged ma e un telefono appunto flip phone, ma ha presentato soprattutto in due nuovi smartphone. Li vedete qua in questa colorazione verde opaco molto bello, il Nokia 7.2 e da quest'altra parte invece il nero lucido che è il Nokia invece 6.2. Vedete la caratteristica principale, cioè la fotocamera che riprende un po' lo stile di Motorola, quindi una tripla
la fotocamera con il flash LED presente nella stessa struttura, che è circolare, va molto di moda in questo momento, andava di moda già da qualche mese. Sensore, lo vediamo subito al posteriore, circolare per quanto riguarda le impronte. Telefoni che hanno innanzitutto come sistema operativo Android One, nella parte anteriore sono praticamente identici, hanno un display da 6,3 pollici, è un Full HD Plus. Devo dire che in questa prima impressione sembra un buon display. Notch a goccia nella parte anteriore e, come vedete, come dicevo, appunto Android One in versione praticamente stock, e quindi questo permetterà agli utenti che lo acquisteranno di avere comunque aggiornamenti sempre presenti. Il resto, per quanto riguarda il design, è un design minimale, tipico di Nokia, con una cornice completamente in alluminio. Qui lo vedete, abbiamo sensore, abbiamo il pulsante del volume, pulsante di accensione e spegnimento. Qua invece abbiamo il pulsante per richiamare appunto il sistema operativo, l'assistente virtuale di Google. Ma sicuramente la caratteristica fondamentale di questi Nokia, come dicevo, è la nuova fotocamera, tripla fotocamera. In questo caso parliamo del 7.2, il Nokia, quindi quello un pochino migliore. Da questo punto di vista abbiamo una fotocamera principale da 48 megapixel, è sicuramente il classico sensore che poi cropperà, passatemi il termine, a 12 megapixel, mentre il Nokia 6.2 ha una fotocamera da 16 megapixel, quindi la differenza è in questo. Il resto invece è identico, quindi abbiamo una fotocamera per tutti e due da 5 megapixel per quanto riguarda la diciamo la profondità, quindi per permettere all'utente di realizzare quell'ormai conosciuto effetto bokeh, mentre l'altra fotocamera è da 8 megapixel. Questa fotocamera invece è un ultra grandangolare, come va di moda anche in questo momento, e quindi ci permetterà appunto di realizzare scatti con maggiore scena sulla ripresa. Qualche altra caratteristica su questi nuovi Nokia: beh, il processore è il medesimo, quindi abbiamo lo Snapdragon 636. In questo caso il Nokia 7.2 arriverà con 4 GB di RAM e anche 6 GB di RAM, mentre il 6.2 arriverà solo con 4 GB di RAM. Per quanto riguarda lo storage, abbiamo 64 GB di memoria interna per il Nokia 6.2, mentre per il Nokia 7.2 avremo invece anche fino a 128 GB di storage interno. Per entrambi invece la batteria è da 3500 mAh, e in questo caso quindi è una batteria che dovrebbe portare comunque a termine la giornata. Come detto, Android One 9.0 per quanto riguarda il sistema operativo, e un telefono che sicuramente potrà essere interessante, lo vedremo, lo proveremo, e porta Nokia comunque sempre a combattere con i medio gamma e quindi con diciamo le più grandi aziende. Con questo è tutto, mi raccomando, continuate a seguirci sempre qui su Hardware Upgrade.